Siamo giunti alla fine di un'altra settimana e visto che questa è stata particolarmente impegnativa, fra ospiti meravigliosi, argomenti interessanti e discussioni decisamente spinose, beh, quest'oggi proviamo a rilassarci un po' con la consueta, mensile, sessione di domande e risposte, perciò question and answer, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito per concludere in bellezza questa settimana di nuovo in compagnia del vostro unico, solo, irripetibile Rick Dufer. Sono decisamente provato, è stata una settimana stancante, molto emozionante, fra alti e bassi, e la prossima settimana uscirà anche il nuovo episodio di Tra le righe, un video di circa 1 ora e 20 su un racconto di Asimov letto tra le righe, e i miei mecenati potranno vederlo già oggi in anteprima assoluta. Un'altra cosa che i miei mecenati di Patreon possono fare è pormi delle domande a cui io mensilmente su Daily Cogito provo a dare delle risposte. Perciò, se volete partecipare al prossimo Question and Answer mensile a marzo, beh, il link sotto per la mia community di Patreon vi guiderà in una pagina dove tutto è spiegato alla perfezione. E se vorrete sostenere il mio progetto con 2, 5, 10, 1000 dollari al mese, sono certo che non ve ne pentirete e avrete la mia gratitudine e la gratitudine di tutta la community, perché ricordatevi che io non riuscirei a fare tutto quello che faccio, video, rivista, podcast, post, tutto quanto, senza il sostegno di Patreon. Quindi fateci un bel pensierino, anche perché in cambio delle donazioni ci sono servigi spettacolari come le sessioni di domande e risposte. Perciò non perdiamo tempo e tuffiamoci nella prima domanda, che è di Enrico, il quale mi chiede: se ti offrissero una cattedra universitaria, accetteresti? Ah, che domanda scomoda. Diciamo che in linea di principio sì, perché dai, chi non vorrebbe provare a insegnare all'università? Ti dirò di più, io durante il mio percorso universitario l'ho anche assaggiata un po', ho anche assaggiato la cattedra universitaria, perché insieme al mio professore Fabio Grigenti ho tenuto alcune lezioni su il pensiero evoluzionistico dal punto di vista filosofico, con Bergson, con Jacques Monod, con tanti autori, ed è bello, è bellissimo parlare davanti a una platea di studenti che sono lì per imparare quelle cose lì. Tutto un altro approccio rispetto a quello che faccio io sul web, dove una buona parte del pubblico è pubblico casual, quindi che non sta lì per imparare qualcosa, ma anche per passare del tempo, per divertirsi e via dicendo. Perciò chi direbbe mai di no? Però credo che il mio approccio non sia esattamente ortodosso, quindi non sia adatto a quel tipo di ambiente, perlomeno nel modo in cui io intendo la didattica. Quindi sicuramente ci sono dei dubbi sul fatto che io dovrei smussare, dovrei fare dei compromessi, dovrei attuare dei controcomportamenti rispetto a come io mi comporto normalmente, e questo non credo mi piacerebbe. Aggiungo a tutto questo il fatto che avere una cattedra, comunque insegnare all'università, poi lasciam perdere in che ruolo, associato, professore ordinario, straordinario, insomma tutti i ruoli che ci sono, porterebbe via una montagna di tempo. Io non potrei fare quello che faccio oggi sul web con la stessa energia, la stessa dedizione, e attualmente se qualcuno mi dicesse: guarda, prova a insegnare all'università con questo ruolo, però se dovessi in questo senso abbandonare, che ne so, Daily Cogito o il primo canale YouTube, è probabile che direi di no, perché per me questo, quello che faccio adesso, è veramente troppo importante per rinunciare. Quindi, ecco, è una domanda un po' complessa, non riesco a dare una risposta univoca. Idealmente sì, pragmaticamente credo di no. C'è la domanda di Sergio Iacino. Mi chiede: l'identità è mobile? O meglio, quante volte sentiamo che la nostra identità è nei nostri ricordi d'infanzia, o nell'educazione familiare, o nel contesto sociale in cui abbiamo vissuto, quindi nel passato? O, dall'altra parte, l'identità è nei sogni, nei progetti, nel futuro?
Tutto questo non rende immobile l'identità, essa si conserverebbe solo in quello in cui pensiamo essa risieda, ma così si perde la nozione di libertà, se tutto ciò che sono è determinato dalle cause in cui risiede quella che penso sia la mia identità. Quello che a me sembra è che se io muto, o meglio, sono in divenire, lo sono anche le cause che mi determinano consciamente e via dicendo. Quindi ti chiedo, l'identità è un concetto stabile o mobile? Beh, identità di per sé è un concetto stabile, cioè avere una identità significa trovarsi cristallizzati in un'immagine. Quindi l'identità, per definizione, non può essere mobile. Io non posso avere identità se cambio ogni giorno, se muto sulla base delle interazioni ambientali, degli altri, dei contesti. Se io ho un'identità, quel nucleo è proprio ciò che resiste in relazione a ciò che sta intorno. Quindi l'identità non può essere mobile. Noi non siamo soltanto identità, o meglio, questa è una cosa molto importante che poi specificherò, perché ci dedicherò sicuramente o un video o un podcast, forse anche più di un episodio. Oggi noi intendiamo l'identità in un modo, a mio parere, molto distorto, cioè l'identità è ciò che a un certo punto decido di essere. Io riconosco di appartenere a questo gruppo, quindi la mia identità si confà a questo gruppo, dal punto di vista politico, sociale, filosofico, pure sessuale, ok? Io decido di essere questo, sento di essere questo, quindi quella è la mia identità. A mio parere l'identità, invece, è qualcosa che subiamo, cioè tu diventi delle cose sulla base di come muta la tua vita in relazione ai contesti. Tu sei, da questo punto di vista, qualcosa che cambia sempre, che è mutevole, e qualunque cosa decidi di essere, fidati, non è quello che stai diventando in questo esatto momento. Il concetto di identità è un po' iatrogenico, cioè produce il problema che vorrebbe risolvere. Se io decido di avere questa identità, lo faccio soprattutto perché non voglio mutare, e invece il fatto stesso di decidere di essere qualcosa apre le porte a un possibile, anzi probabile, futuro mutamento. Quindi il concetto di identità è molto problematico. Dal mio punto di vista è Bergson quello che ha dato la risposta migliore inerente all'identità, cioè l'identità è una falsificazione del divenire, del continuo mutare, una falsificazione necessaria perché noi dobbiamo sempre produrci immagini di quello che siamo e di quello che il mondo è, ma dobbiamo al tempo stesso renderci conto che quelle immagini sono falsificazioni di quello che sta veramente al di sotto, e ciò che sta veramente al di sotto è il mio movimento di autodifferenziazione. Se volete avere qualche spunto in più a riguardo, ho fatto la live monografica su Bergson proprio ieri sera sul primo canale YouTube, e domenica nel Daily Cogito uscirà la versione podcast, quindi potete recuperarla adesso in formato video, oppure aspettare domenica e risentirete quello che è stato detto. Quindi questa è la risposta che ti darei, Sergio. È una questione molto complicata, anche politicamente, e prima o poi la tratterò. Matteo mi chiede opinioni argomentate su alcuni grandi nomi e realtà del Novecento. Questo già mi spaventa. Ah, io, come sempre, non ho ancora letto le domande, quindi le sto leggendo con voi adesso per la prima volta. Prima domanda. Da liberale, hai letto e ho studiato Milton Friedman e la scuola di Chicago, Hayek, von Mises e la scuola austriaca? Sì, ho letto soprattutto Friedman, ho letto abbastanza di Hayek, ho letto molto di meno di von Mises. La scuola austriaca, diciamo che è stata, secondo me, la scuola austriaca è un ottimo modo per approcciare inizialmente al pensiero liberale, soprattutto Hayek. Poi io credo che, soprattutto dal punto di vista filosofico, se leggiamo per esempio i libri di Friedman sul concetto di libertà, rischia di essere molto troppo idealista, ecco, mettiamola così. Mi sembra che la scuola austriaca abbia prodotto dei pensieri utili e delle analisi proficue in ambito economico, con tutti i limiti del caso, ma qui dovreste chiedere a Michele Boldrin e non direttamente a me. Dal punto di vista filosofico è una struttura interessante mentalmente, che però rimane molto molto astratta, quindi va presa con le pinze. Seconda domanda, Pasolini, che hai affermato di non apprezzare. Io Pasolini, sì, l'ho detto varie volte, non è un autore che
mi fa certamente battere il cuore. Anzi, io lessi gli scritti corsari e li trovai molto problematici, molto reazionari. Secondo me Pasolini è stato un reazionario del pensiero di sinistra, però sì, un reazionario, uno che ha cercato, voglio dire, dai, le sue posizioni sull'aborto, per esempio, per me sono comunque tuttora inaccettabili, ed era un opportunista da certi punti di vista. È uno di quegli intellettuali che diceva quello che pensava, però quando gli faceva più comodo, e questa cosa a me non è mai piaciuta di lui. Ovviamente, se siete dei pasoliniani, prendete questa mia analisi cum grano salis, è solo un'opinione molto superficiale, e poi magari in futuro, anzi sicuramente in futuro, andremo a fare un tuffo un po' più approfondito nel pensiero e nelle opere di Pasolini, che non mi piaceva neanche come regista. Terza domanda, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, sui quali non ti ho mai sentito commentare troppo nel merito. Allora, Reagan è, secondo me, è stato un furbacchione incredibile, è stato quello che si dice molto spesso l'utile idiota, cioè nel senso non idiota, non nel senso come offesa, ma è stato un liberal che aveva delle tendenze però molto neocon, quindi per me i neocon non sono liberal, i neocon sono una eresia del pensiero liberale, che infatti sfocia in alcuni aspetti molto simili a delle posizioni, non voglio dire fasciste, però quasi iperconservatrici, ecco, mettiamola così, ed è stato l'utile idiota, nel senso che era il personaggio giusto al momento giusto per una congiuntura storica che vedeva gli Stati Uniti in grande difficoltà in relazione alla Russia, al resto del blocco occidentale. Poi di per sé, cosa vuoi, è un personaggio che ha fatto varie cose buone, ha fatto varie cose cattive, è stato un mediocre, ecco, mettiamola così. Però da un punto di vista ideologico ha rappresentato una spinta importante per gli Stati Uniti per emanciparsi da quello che era comunque il post-maccartismo. E vabbè, ha avuto un ruolo importante. Non lo apprezzo particolarmente, non mi piace il fatto che sia una bandiera così forte di pensatori liberali. Però d'altra parte sono anche stati pochissimi quelli che potevano esserlo, quindi alcuni se lo pigliano dicendo oh, non c'è molto di meglio. Discorso diverso invece per Margaret Thatcher, che a differenza di Reagan non era un burattino. Per me Reagan è stato comunque un comunicatore della politica statunitense. Ecco, se mi sente Alberto Mingardi magari mi picchia, però penso questo di Reagan. La Thatcher invece è stata una politica che ha fatto delle cose, anche lei ha avuto dei momenti molto vicini al neocon americano, però di stampo inglese. Nonostante ciò, io credo che abbia dato una spinta importante per modernizzare l'Inghilterra. Da questo punto di vista non c'è alcun dubbio. È stata una politica che ha fatto delle scelte estremamente controverse, ed è stata soprattutto, io la stimo perché è stata una politica che ha fatto delle scelte molto contrario rispetto all'opinione pubblica, quindi si è inimicata l'opinione pubblica per fare delle cose che servivano al suo paese. In mezzo a tutti gli errori, a tutti i difetti, lei ha preso in mano la situazione e si è presa la responsabilità di quello che ha fatto. Anche qui bisognerebbe spendere molte più parole, però credo che i politici attuali abbiano perso completamente questa cosa e che vadano a basare il loro operato attuale solo sulla base di quanto consenso l'operato può sviluppare nell'elettorato, e questo porta a un immobilismo. E qui in Italia avremmo bisogno di una Thatcher che faccia delle scelte impopolari e che ci permetta di tirarci fuori da questo pantano assurdo. Shifty mi chiede: se dovessi scegliere tre filosofi che hai studiato, letto malvolentieri per divergenza d'opinione, idee estremiste, incapacità di esprimersi in modo chiaro, chi metteresti e perché? Oh Madonna Santa, anche qua ci vorrebbe un podcast solo per ognuno di questi nomi in realtà. Allora, il primo che mi viene in mente è Adorno, Theodor Adorno, diciamo così il nome più importante della scuola di Francoforte, per tanti motivi. Io
Alla scuola di Francoforte mi sono avvicinato molto presto perché, come ho raccontato in passato, Herbert Marcuse è stato uno dei primi filosofi che io abbia mai letto. Durante il liceo io mi avvicinai infatti al libro L'uomo ha una dimensione, che veniva citato da alcuni altri libri che avevo letto, e quindi Marcuse mi avvicinò al pensiero di questa scuola di Francoforte, al marxismo di metà Novecento e a tutti questi pensieri. E quindi poi lessi anche Adorno. Io con Adorno ho avuto un rapporto che dire conflittuale è veramente essere usare un eufemismo, perché è un autore che sia stilisticamente che contenutisticamente non ho mai sopportato. Retrogrado, quasi non solo incapace, ma secondo me non era solo incapace, gli mancava proprio la volontà di capire il contemporaneo. Le sue pagine su Topolino e la Disney e Paperino sono per me imbarazzanti da ogni punto di vista. È come se adesso Galimberti provasse a scrivere qualcosa di filosofia pop, e quindi se cominciasse a analizzare Netflix, direbbe un sacco di fregnacce perché non conosce quello di cui sta parlando. E a questo si univa uno stile che, ragazzi, se io devo pensare a un filosofo come esempio da non seguire per lo stile di scrittura, beh, quello è sicuramente Adorno. Prolisso, barocco, fastidioso, io Adorno proprio non l'ho mai sopportato ed è il mio grande nemico della filosofia contemporanea occidentale. Dopodiché, come non citare Hegel? Hegel in realtà mi è sempre piaciuto come scrittore, mi è piaciuto leggere quello che ha scritto, cioè la fenomenologia è ancora oggi ai miei occhi un pezzo di letteratura. Ci sono delle pagine straordinarie. Il problema è che quello che dice Hegel per me è fuori dal mondo. È il totale rovesciamento della realtà. È il pensiero hegeliano, la logica hegeliana, che peraltro ha fatto ammalare gran parte della filosofia successiva, è quanto di più distante esista da quello che io penso intorno al mondo. Quindi Hegel è stato un rifiuto totale. Che poi si è un po' smussato, soprattutto perché ho saputo dare un contesto ad alcune delle sue intuizioni, che prima invece prendevo, soprattutto nel periodo universitario, come intuizione al di fuori del mondo. Se tu vai a contestualizzare nel periodo storico il pensiero di Hegel, magari riesci a vedere un po' di più la luce in fondo al tunnel, però per il resto... No, Hegel, rifiuto totale del suo pensiero. Poi ce ne sono tanti altri, ce ne sono veramente tanti altri. Ti direi come... Oddio, no, l'imbarazzo della scelta. Berkeley perché il suo empirismo di stampo idealista è, a mio parere, uno dei più grandi abbagli della storia della filosofia. Ora, non posso entrare nel pensiero di Berkeley, star qua, e ne ho anche parlato in Spinoza e Popcorn, ne ho parlato quando ho discusso del concetto di simulazione. Berkeley è quel pensatore che viene riassunto con il luogo comune: se un albero cade nella foresta e nessuno sta lì a sentirlo, l'albero non è veramente caduto. Ora, è una grande semplificazione, però... Ecco, anche lui è un pensatore che ho rifiutato. Poi, ripeto, ce ne sono tantissimi di contemporanei, ce ne sono di medievali, filosofi medievali terrificanti, quindi bisognerebbe dedicare un episodio intero, anzi una settimana intera, alle mie idiosincrasie filosofiche. Ma procediamo. Arrigo Facchini mi chiede: come utilizzi il viaggio in vacanza? Cosa fai? Cosa ti aspetti da esso? Esiste secondo te un modo sbagliato di passare le vacanze? Come utilizzi il viaggio in vacanza, immagino come vivi le vacanze, ecco. Oddio, anche qui una domanda incredibile, cioè, no, sono proprio le domande che non mi aspetto. Non credo di avere un'idea precisa di qual è la funzione della vacanza. Per me è molto interessante il cambiamento storico che c'è stato nella concezione del viaggio, della vacanza. Voglio dire, è una cosa molto novecentesca l'idea di fare un viaggio per vedere il mondo, per ampliare gli orizzonti. Ed è una cosa che faccio. Io vado a vedere città, e quando vado nelle varie città, per esempio, cerco di immedesimarmi negli abitanti, cerco per quanto possibile di parlare la loro lingua, cerco di orientarmi senza Google Maps, quindi cerco di assorbire quello che mi dà il contesto.
Ed è interessante questa cosa perché è un'invenzione del Novecento, cioè questa è veramente un'invenzione del pensiero liberale. Tu viaggi per assorbire, per ampliare l'orizzonte, non sempre succede, però ecco, un modo con cui io vivo il viaggio è questo: vado e amplio il mio orizzonte, vedo realtà acquisendo prospettive che prima non avevo pensato. Credo che oggigiorno per fare questo tu debba andare molto distante, quindi già se stai in Europa non è che tu riesca ad acquisire grandi prospettive diverse, siamo tutti molto simili. Però questo, non so se c'è un modo sbagliato di vivere il viaggio. Posso dirti che forse quelli che fanno i viaggi molto distanti da casa per andare nei resort, per andare nei villaggi, per andare nelle enclave totalmente distaccate dai contesti in cui si viaggia, boh, quello è una cosa che ritengo poco interessante, ecco, è un modo per proteggersi dalla diversità che invece il viaggio dovrebbe offrirti. Perciò è questa la risposta che ti darei. Cosa mi aspetto da esso? Ecco, appunto, il viaggio mi aspetto che mi dia esperienze che siano belle, che siano cattive, che però mi permettano di capire un po' meglio quello che mi circonda. Lorenzo mi chiede: considerando il progresso sociale e tecnologico degli ultimi anni, è ancora giusto lavorare 8 ore al giorno? Allora, secondo me non c'è un termine di giustizia o di giustezza inerente il numero di ore lavorate. Ovviamente questo parte da una prospettiva da libero professionista, cioè io non lavoro 8 ore al giorno, io lavoro 12 ore al giorno perché il mio lavoro mi tiene sempre connesso a quello che devo fare. Fortunatamente è un lavoro che mi piace molto, quindi non mi pesa. Però poi se dovessimo traslare il ragionamento in un'esperienza che io non ho mai fatto, cioè quella del lavoratore dipendente, o meglio, ho fatto però in contesti molto particolari, ho fatto il cameriere in bar e ristoranti, ho lavorato in un ufficio una volta da dipendente però pochissimo tempo, e il resto della mia vita lavorativa è stata sempre da freelance e comunque libero professionista. Quindi dal punto di vista del dipendente ti direi che dipende, scusatemi il gioco di parole, però ci sono settori in cui le 8 ore di lavoro servono, e come? Io per esempio collaboro con alcune aziende in cui per quelle 8 ore di lavoro si lavora per 8 ore e sono necessarie per mandare avanti baracche e burattini. In altri casi invece no, conosco delle realtà in cui gli impiegati stanno in ufficio 8 ore ma ne lavorano 4. Non si può universalizzare questa cosa, perché se tu adesso lavori nel campo dell'innovazione tecnologica, quelle 8 ore sono quasi insufficienti e ti troverai a fare straordinari, ti troverai a fare molto lavoro in più, a portare a casa il lavoro, e sarà così. In altri ambiti, che magari sono ambiti in crisi, ambiti che magari fra 10 anni non esisteranno più, allora si comincia a sentire la necessità di tagliare le ore lavorative, però non è universalizzabile. Ecco, per me tutto il discorso inerente alle ore di lavoro massime lascia un po' il tempo che trova, soprattutto in un'epoca come la nostra. Potevo capirlo quando la forza lavoro a fine 800 era quasi completamente composta di lavoratori di fabbrica, di catena di montaggio, quindi lavori oltre che molto duri però anche molto simili, ok? Oggi invece il lavoro si è differenziato in modo eclatante. Il lavoro che fa un assicuratore è una roba totalmente diversa rispetto al lavoro che fa un impiegato di banca. E all'interno delle aziende tu hai diverse figure, commerciali, amministrazione, dirigenza, e ognuno di questi lavori poi ha una mole di lavoro diversa. Quindi non ti so rispondere. Secondo me bisognerebbe togliere gli obblighi da questo punto di vista e far sì che ogni lavoratore, in volontario accordo con il proprio datore di lavoro, pattuisca le ore necessarie per espletare quei lavori. La visione di un tetto massimo, minimo, standardizzato di ore di lavoro, secondo me, è una visione molto molto antica, ecco. Però ripeto, questo potrebbe essere tranquillamente un bias da lavoratore autonomo che di norma lavora 8-10 ore e di norma lavora 10-12 ore e ogni tanto riesce a ritagliarsi in mezza giornata libera, grazie al cielo. Luca Dassi: una persona mi ha detto la psicologia è scienza, io non sono d'accordo, la tua posizione qual è? Anche qui bisogna differenziare, perché la psicologia vuol dire tante cose. C'è infatti la neurobiologia, e la neurobiologia, che è una delle parti fondamentali sviluppate dalla psicologia, in concomitanza con la fisiologia, lo studio del corpo e via dicendo, è una scienza. È una scienza perché è falsificabile, perché studia cose che sono sperimentabili,
e via dicendo. Dall'altra parte c'è la psicologia, intesa come psicanalisi, ad esempio. E no, quella non è una scienza, ma non perché sia minoritaria rispetto ad altro, ma non è una scienza esattamente come non lo è la filosofia, semplicemente perché tu non produci dati falsificabili e persino i dati sperimentali, che sono soprattutto dati derivanti da statistiche, da interviste, da sondaggi, da raccolta dati, che però sono dati non duri, ma sono dati molto morbidi, malleabili e valevoli di interpretazione, diciamo così, la psicanalisi, la psicoterapia non sono scienze, non rientrano nell'ambito che ti permette di definire un discorso scientifico. E non c'è nulla di male, non è un minus. Ripeto, io mi occupo di filosofia e la filosofia non è una scienza. E il periodo in cui i filosofi si erano convinti che potesse esserlo è stato un periodo decisamente poco interessante, ecco, mettiamola così. Quindi no, la psicologia in toto non è scienza. All'interno della psicologia ci sono dei discorsi che si differenziano a metà strada fra la neurobiologia e la psicanalisi, cioè la psichiatria, che è a metà strada, perché di nuovo lì tu hai sicuramente degli ambiti di studio molto più concreti e empirici, però anche lì la ripetibilità dei risultati, la falsificazione dei discorsi e degli esperimenti è qualcosa che è molto troppo sfumato per dire che sia una scienza tout court. Perciò, secondo me, la psicologia non è una scienza. Ultima domanda. Manuel Marchioro mi chiede: Rick, non ti ho mai sentito parlare del regista David Lynch. Cosa ne pensi? Ha! È vero, non ne ho mai parlato. E l'unica cosa che posso dirti è che è uno dei miei preferiti. Io adoro David Lynch. Il fatto che non ne abbia mai parlato deriva proprio da questo amore. Cioè, non ho ancora trovato il modo giusto per parlare dei suoi grandi capolavori, da Blue Velvet a Fuoco cammina con me, a Mulholland Drive, mamma mia, uno meglio dell'altro, e Straight Story. Io adoro Lynch, Eraserhead. Un giorno ne parlerò, però non ho ancora trovato il modo per produrre un contenuto, ecco. Cosa volete? Qui su Daily Cogito, per esempio, non ho parlato mai di altri dei miei registi preferiti, come Cronenberg. Ne ho parlato soltanto en passant un paio di volte, ma mai di lui in modo particolare. Non parlo di chi amo alla follia, perché ne ho paura. Ho paura di registrare un podcast o un video, parlarne e poi accorgermi che non ho detto mille cose che volevo dire e doverlo riregistrare e entrare in un loop, in un vortice di follia da cui non è più possibile uscire. Quindi questo è il motivo, però prometto che ne parlerò, me lo sono segnato come argomento. David Lynch, non so quando, non so come, mi sconfinfera l'idea di una settimana tematica. Vediamo dai, però grazie per lo spunto. Io lo adoro e credo che Eraserhead sia stato un grande atto di coraggio artistico. Credo che Mulholland Drive sia stato un capolavoro inarrivabile. Credo che Inland Empire sia stato una delle mie esperienze psichedeliche più devastanti al cinema di sempre, e non perdonerò mai a David Lynch di aver fatto quel film. E poi in un secondo momento vi racconterò perché. Intanto direi che ci siamo, è durato anche troppo questo question and answer, e vi ringrazio per avermi ascoltato fino in fondo, e come sempre vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa, e buon weekend a tutti voi.